Non vede un pezzo di centrodestra che potrebbe invece aiutare magari con tecniche parlamentari? Un paese serio andrebbe al voto il prima possibile. Ha parlato con Berlusconi di questi responsabili fantomatici? Sembra che Berlusconi abbia fermato un'operazione di questo tipo. No, non ne so nulla. Non ne ha avuto... No, non ne so nulla. C'è una porta chiusa? Cioè? Qualche pezzo che è in fuga? Cioè, pezzi di PD o pezzi di 5 Stelle? No, ma... Quando parlo di allargare mi riferisco a tanta gente che non ha esperienza politica e che si avvicina alla politica per la prima volta. Poi, tre senatori dai 5 Stelle sono passati alla Lega nelle scorse settimane perché ritengono che i 5 Stelle abbiano tradito e se sono persone serie come quelle che abbiamo incontrato, le porte della Lega sono aperte. Non è che li andiamo a cercare noi, altri ci stanno ragionando. Cosa si aspetta? Io non vado a cercare nessuno, però è chiaro che se uno ha cominciato a far politica in alternativa al PD e poi si ritrova al governo col PD che combatteva sui territori, è chiaro che se altri esponenti 5 Stelle chiederanno di continuare la loro battaglia con la Lega, se sono persone valide e per bene, io ovviamente... Non immagina altri pezzi che potrebbero andare via dalla maggioranza in un futuro, diciamo? Sì. Pezzi di PD. Tensione, se uno è nel PD, ma non entro nel merito dei litigi fra PD, Italia Viva e compagnia. Li osserva con piacere però? No, onestamente no, perché essere incagliati da un mese sulla prescrizione è frustrante, cioè mentre il mondo evolve, l'economia italiana è l'ultima per crescita in Europa, essere da un mese incagliati nel dibattito fra Renzi, Conte e Bonafede è frustrante.